Insieme con... Vieni, Teo! A che serve l'amore? È un accumulatore di gioia e di follia, ma è bello che ci sia. L'amore è tutto qui, è una cosa così, è una marea che sale e arriva alla tua gola. A volte senti dire, l'amore fa soffrire, l'amore fa lacrimare, a cosa serve amare? L'amore serve a questo, ignora tutto il resto, l'amore ci dà il pianto, è triste ma è un incanto. L'amore è un dolce porto, ma molto spesso a torto, uno dei due si dice, non è certo felice. Ma quando tu hai perduto, l'amore che hai conosciuto, un gusto poi ti dà, che sa di eternità. E allora tutto questo però finisce presto e non rimane niente, un rimpianto cocente. E tutto ciò che ora mi sembra triste e nero, nel ricordo sarà solo felicità. Insomma ho ben compreso che senza quella cosa, quel pianto e quella gioia, la vita è solo noia. Guardate pure me, io vedo sempre che non sia tardi né presto, l'amore serve a questo. Tu sei il numero uno, dopo di te nessuno, avere niente brutto, ora con te ho tutto. Sei tu che io volevo, sei tu che io aspettavo, sei il fiore che non muore, a ciò serve. Abbiamo finora letto parte del testo di un'intervista rilasciata alla radio da Edith Piaf nel 1961. Terminiamo la lettura. Edith Piaf, cosa ha provato l'altra sera quando ha ritrovato dopo molto tempo il pubblico che aveva perduto, che aveva lasciato? La più grande emozione della mia vita. Non si può capire, perché io sento amore per il pubblico. Siamo come due amanti e devo essere sincera con lui, dargli tutto il mio cuore. Tutta la mia vita. Lei sa che non potrà cantare in eterno. Come farà quando... Già, quando non potrò più cantare, di sicuro morirò. Lei ha cantato una canzone dal titolo Io non rimpiango nulla. Quando ripensa alla sua vita, non ha rimpianti? No, nessun rimpianto. Se dovessi ricominciare, rifarei tutto quello che ho fatto. E ringrazio Dio delle gioie e delle sofferenze che mi ha dato. Un'ultima domanda. Adesso lei canta bene come 15-20 anni fa? Questo può dirlo il pubblico e nessun altro. Il suo giudizio è il solo che conta. Non si è mai posta questo problema? Certo, ma penso di essere più sincera adesso che allora. È tutto quello che posso dire. È più importante della voce, la sincerità? Sì. Sì. Grazie, Edith Piaf. Edith Piaf, vous posez une dernière question. Connaissez un triomphe en ce moment, j'espère pour vous qu'il sera durable. Est-ce que sincèrement vous croyez que vous chantez aussi bien qu'il y a 15 ans? Ça, c'est seulement le public qui peut le dire, je ne sais pas. Vous avez posé la question. Je pense que je suis plus sincère encore maintenant que je ne l'étais il y a 15 ans, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est plus important que la voix, la sincérité par exemple? Oui. Merci Edith Piaf.